Apriamo la giornata calcistica ringraziando i nostri lettori per l'ulteriore successo che ci stanno tributando in base ai dati Alexa.com. Gnotuscia continua l'escalation nella graduatoria italiana con una crescita a due cifre. Presto vi daremo tutti i dettagli. Oggi importante vittoria della Flaminia Cilia Castellana che con secco 3-0 ha battuto in casa il Cinzia di Genzano nella undicesima giornata del campionato di Serie D Girone G. Passiamo alle formazioni. La Flaminia Cilia Castellana è scesa in campo con la conseguente compagine: Assogna, Pieri, Gentili, Travaglioni, Scardala, Petricca, Capolei, Lazzarini, Lacava, Gentili, Meloni. A disposizione di Mister Farris, Fedele, Giannotta, Palmigiani, Barduani, Sinisi, Berardi, Scacchetti, allenatore Farris. Gli ospiti di Genzano del Cinzia sono scesi in campo con la seguente compagine: Abruzzese, Tittozzi, Marongiu, Santopadre, Pace, Giovannetti, Cristin, Bartolo, Schaffer, Di Ventura, Bernasconi. A disposizione Guerra, Scienzi, Paglia, Mastruzzi, D'Angelo, Ruino, Cassandra. Arbitro dell'incontro il signor Todoro di Palermo. La partita è subito interessante. Già al quinto minuto del primo tempo la Flaminia Civitastellana si rende pericolosa con una bella azione di Capolei che crossa al centro per Mario Lacava. Il bomber rossoblu viene anticipato dai difensori genzanesi che mandano il pallone in calcio d'angolo. Al quindicesimo sempre Civita Castellana sugli scudi, grande conclusione di Gentili e grossa parata del portiere ospite che respinge il pallone anticipando Mario Lacava appostato in aria. Continua il predominio dei padroni di casa che costringono sulla difensiva gli ospiti genzanesi che comunque replicano con pericolose azioni di contropiede, ma la difesa rossoblù è sempre molto vigile. Al quarantesimo altra occasione per i padroni di casa. Una bella azione di Capolei sulla fascia destra, cross al centro per Meloni che in rovesciata manda alto sopra la traversa. Il primo tempo finisce 0-0. Nella ripresa iniziano subito le danze e al quinto minuto, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, la Flaminia Cilia Castellana passa in vantaggio. Il cross proveniente dalla destra viene respinto dai difensori genzanesi. La palla si impenna e finisce nel controllo del bomber Capolei che, con una precisa mezza rovesciata, insacca il pallone all'incrocio dei pali, dove il portiere abruzzese nulla può. È il vantaggio per la Flaminia e il Turiddu Madami esplode. Continua le danze da parte dei padroni di casa della Flaminia che costringono sempre sulla difensiva gli ospiti e il continuo attacco dei padroni di casa porta al raddoppio al 36esimo ad opera di Gentili che con una precisa azione saltando ben tre avversari dalla tre quarti si porta al limite dell'area e per la grande conclusione si insacca proprio sotto l'incrocio dei pali. È il 2-0 per la Flaminia. La partita continua ancora con i padroni di casa completamente padroni del campo e proprio al 43esimo arriva anche la terza rete da parte dei padroni di casa da una precisa punizione sulla destra. Cross di Sinisi per il Lazzarini che anticipa di testa in uscita il portiere, siglando la terza rete. Proprio allo scadere, quando ormai sembravano i giochi fatti, arriva praticamente un colpo di scena. Da una pericolosa punizione per il Cinzia di Genzano, grossa conclusione di Bartolo. Il portiere Assogna si supera con una grande parata, evitando praticamente la rete della marcatura genzanese. Sugli sviluppi di questa azione, fallo in area di rigore visto dall'arbitro e che concede la massima punizione per gli ospiti. Si incarica
del penalty il giocatore Giovannetti, che tira un preciso tiro all'angolo destro della porta di Assogna, che si supera con una parata a dir poco strepitosa, evitando anche la rete della bandiera per i genzanesi. La partita finisce 3-0 con il tripudio dei rossoblù. Per quanto riguarda invece la Viterbese, no, finalmente note positive. La Viterbese espugna il campo di Saluri nella ripresa, vincendo così 1-0 in trasferta, e cercando di interrompere la serie negativa che ormai continuava da diverso tempo. Passiamo quindi ai risultati della 11ª giornata di campionato: Rieti Morolo 5-1, Boviglia Strea 0-0, Flaminia Cinzia 3-0, Fondi Rondinelle Latina 2-0, Gaeta Budoni 2-1, Latina Pomezia 1-2, Castelsardo Arzachena 1-1, Selarvis Tavolara 0-0 e infine Viterbese che espugna il campo di Saluri 1-0. Per la seguente classifica, che vede in testa la Flaminia Cida Castellana con 26 punti, il Fondi con 24 punti, Gaeta con 22 punti, Cinzia 19 punti, Arzachena, Saluri 16 punti, Astrea, Pomezia, Rondinelle Latina e Viterbese 15 punti, segue il Tavolara 14, Castelsardo Latina 13 punti, Selargius 12 punti, Boville Rieti 10 punti, Morolo 7 punti e il Budonico 5 punti. Il prossimo turno vedrà la Viterbese giocare in casa a Rocchi con il Fondi, mentre la Flaminia Cida Castellana capolista si recherà sul difficile campo di Pomezia. Invitiamo tutti i tifosi di Viterbese e Cida Castellana a seguire il nostro appuntamento del giovedì, il punto sul campionato, per una panoramica sul girone G della Serie D. Thank you.